Probabilmente vedete qui un vecchio forno, ancora con le mattonelle e questa, quello che rimane di una vecchia cucina. Qui non si può accedere, sono le scale rotte. Avanti, è libero, puoi salire. Ok. Ecco qua cosa troviamo, una vecchia culla, presumo, con un armadio. Guardate questo armadio. Dall'altro lato ci troviamo in Basilicata. Questo è quello che resta di un'altra camera con la finestra. Vedete? È incredibile. Quello che rimane di un piccolo comodino, guardate, in legno, oramai tutto distrutto. Va bene, allora, qua abbiamo, avanti a noi abbiamo una cucina molto vecchia. Questo perché? Che poi infatti si fa pure i tempi di oggi, però questo è portato proprio all'epoca. Allora, qua abbiamo automaticamente abbiamo un forno avanti. Perché così grande? Che automaticamente qua dentro non è come noi, che noi automaticamente andiamo all'MD, all'ipercoppa e ci siamo a pigliare pezzi di pane. Con un pane si facevano proprio loro in casa, e questa è la roba più bella che esiste. Poi qua abbiamo un punto caldo da Scusami mostrare. Giovanni che ti interrompo, ma questo sotto che cos'era? No, sotto è un raccoglitore di legname, qua Oh, sotto, ok. capito? Qua invece c'abbiamo, io chiamo l'accendina, no? Qua sotto, in fin dei conti, se mettiamo il legname, si appicciava automaticamente, qua c'è, vedi, c'è il pendolaccio, guarda, il pendolaccio, vedi? Capo qua sopra, all'epoca ci stava pure una, come si chiama la... Una piastra, se facevi i fuochi automaticamente loro cucinavano. Sia qua e sì qua, vedi? Qua la stessa cosa, pure questo qua. Se mettevo l'igname sotto e automaticamente qua scaldava. Poi poteva essere in un accoglitore. E poi qua abbiamo un punto lavello, Lavello. un lavello di porcellana, Sì. la classica macchinella 2020, un punto Guardate. dell'acqua e poi là c'è il. Vedi, là c'era la luce di tanti anni C'è fa, ancora, vedi? diciamo, il Il portalampada, diciamo. portalampada, questo è tutto. Qui sotto c'è il Sì. raccoglitore, come si chiama questo qua? No, no, chi sono È raccoglitore uno per mettere scarico. roba sotto un lavello, Ok. basta. Ok, Ok, libero libero avanti, avanti, possiamo possiamo scendere scendere qua, qua, abbiamo il gruppo più avanti. Bisogna fare pure attenzione qua perché, come potete vedere, purtroppo Ma sono così tutti i resti grande, del proprio tutto. terremoto. Nei tempi antichi così si lavorava, vedi? Un muro perimetrale attorno portante, poi ci stavano i travi e poi automaticamente tutte quelle tavolette che voi vedete si chiamano i chiangarelle. E poi dopo avevo fatto uno strato tipo da ricino, tutto scarto, cose perché per alleggerire, questi erano i solari. Allora Allora, siamo. Cristiano, Ah, ah, che che c'è? sei Sta aspettando. aspettando? Non lo Non so so se se tu tu vuoi vuoi tornare continuare con con il il gruppo. gruppo. Io Io qua qua sto sto salendo salendo avanti, avanti, eh? eh? Io Io sto sto al al nord. nord. E Automaticamente, automaticamente se se tu tu vuoi vuoi fare fare una una chiamata chiamata a a quelli quelli della della regione regione che che stanno stanno giù, giù, io io sto sto quasi quasi alla alla valle valle qua, qua, ecco ecco qua qua c'è c'è giù giù giù. giù. Ecco, Ecco,
Va bene, fammi sapere. Bellissimo questo paesotto, speriamo che lo riprenda. Questo è quello che resta di una casa. Piano. Vedete? Sì, ti ascolto, avanti. Ok, qua è lì, se vuoi salire, però l'antitano, ragazzi, non fammi salire, perché qua vedo un po' la situazione un po' triste, ma molto pericolante. Ci sono i dati qua, le giancanelle, sempre pericolante. Ok, ricevuto, farò attenzione, grazie. Giovanni, tutto a posto? Senti, allora, io ho visto qua la soletta per terra in quella nata per scrivere, puoi passare qua, va bene? Va buono? Ok, ci sono. Qui cosa abbiamo? Noi abbiamo due piastre, due fuchi e poi sotto qua abbiamo il raccoglitore di legname. Questo è in pratica un vecchio ponte che univa questa casa. Vedete? Allora, il solaio senta fatta la e ci abbiamo, quello è un solaio fatto da poco, sicuramente l'hanno fatto gli anni 70. Guardate che scempio, guardate che disastro il terremoto ha fatto qui, un'intera palazzina venuta giù, guardate qua. Incredibile. Guardate qua. Qua dobbiamo fare attenzione. Qua casa ne è caduto. Perché qua, a terra ci sono molte pietre. Qua se ne è caduto. E qua si è caduto tutto. Come dice il mio amico Giovanni. Ecco. Guardate che disastro pure qua. Eccoci qua. Anni che si arrampica sempre dappertutto. Questo sicuramente era una vecchia stalla e automaticamente ci hanno fatto, hanno messo putrelle. Queste putrelle sicuramente saranno da 14 o da 14 o 18 e automaticamente ci hanno messo i tabelloni all'interno e per quello che vedi sicuramente un tabellone di un interasse di un metro. E niente, qua hanno fatto un macello, hanno sceso tutte. Hanno bruciato tutto, guarda tutto qua, tutto bruciato, e come infatti se ne è caduto pure il solaio, vedi? Perché si è spezzato un tronco, eccolo là, guarda, là c'è sto cuscinetto al muro, vedi? Sopra alla volta, automaticamente hanno fatto il guaio. Questo è un altro forno, giusto? Guardate questo forno in che condizioni. Ok ragazzi, se mi ascoltate, ci dobbiamo tutti quanti riunire su piattotto, va bene? Ti fa prima quella aspetta perché stava poco, facciamo anche colazione, va bene? Questo è sempre i resti di un appartamento, di un palazzo, vedete? Allora, qua è l'unico posto che non si può transitare, perché chi s'hanno messo le putrelle alla rete elettrosaldata 10-10, perché su questo qua è tutto pericolato, non si può passare. Ok, andiamo giù, da controllare, K. Ok, ricevuto, arrivo, eh.
che testa. Salve, buongiorno. Bellissimo qua, però questi, guardate qua, hanno distrutto tutto. E là, vedi che bello? E poi ci hanno fatto un letto sopra di cui vediamo. Delle foto vecchie e delle foto pure nuove. Allora, la ragione è che noi siamo in una foto di questo, dove poi sono degli sgabelli, vedi, non so come fare, ma quei tre pizzi, che in pratica i ragazzi insegnavano. Questa è una sala piccolesca, e questa è la sala, perché vedi tutto nuovo. Sì, sì, però è stato un po' vandalizzato. Ecco, adesso ci abbiamo il piano superiore. Ecco, adesso saliamo i piani superiori, ma questa è la costruzione che l'hanno ripristinato, soltanto qua, siccome qua sono venuti bambini, e automaticamente guarda che cosa hanno combinato, ma guarda qua, hanno distrutto tutto, si hanno messo tutti i cavi, si hanno messo, guarda qua, è incredibile, guarda qua, sono è uno scempio, è uno scempio. Vedi, allora questo qua deve essere un angolo cottura. No, là c'è stato un centralino con i termosifoni, con il multistrada da 16 o 18, e automaticamente questi hanno tagliato tutto, vedi? Poi qua c'è l'impianto elettrico, che l'impianto elettrico sta intorno, meraviglia, non sanno impianto con i fili. Vediamo un po', qua sicuramente saranno gabinetti, sì, guarda qua, guarda sto lavandino, guarda che hanno combinato, guarda, è incredibile, guarda che puzza, guarda, questa era... Questo è un bici per gli invalidi, vedi? Bici per gli invalidi. Guarda qua. Passiamo al piano di sopra. Vedi? Guarda il bello arrivo che lascio, guarda. Guardate che spettacolo. Guarda là, ci stanno pure le palle. Dal vetro, vedi? Le palle, hai visto? Ecco. Guardate ragazzi, che scempio. Guardate qua, tutto. È tutto asfalti di sciacallaggio, eh. Questo è un palazzo centrale del paese, qui sicuramente deve essere delle porte e automaticamente qua hanno fatto delle cose lì. Vicino delle scale, io penso che sia più una cosa teatrale qua. Io l'hanno rinnovato, è stato tutto rinnovato qua, qua è tutto nuovo e qua praticamente hanno fatto il cambio pasto. Infatti sono stati stanziati molti soldi qua per queste opere, ma sono state poi interrotte, non si sa perché. E questa è la storia. Una struttura grandissima. Sono la finestra. E qua che bella struttura. Tutto in legno. Che belle trame. Il mio amico Giovanni si apre tutte le porte. Questo è quello che resta di un ascensore nuovo, eh? Vedete? Qui c'è il tasto che se andava giù ci riesce a vedere qualcosa, insomma. Vedete? Del paese, se venite noi accettiamo, va bene? Chiesa distruttissima, cercheremo di entrare, ma prima avanti Giovanni che mi fa strada.
e aspettiamo una sua risposta se possiamo entrare. Il gruppo 1, noi ci troviamo qua in mezzo alla piazza dal paese principale, qua in questo momento sono entrato in chiesa, e se volete entrare io qua sto qua la una visionata tutta a posto, potete entrare, sta così sicurezza qua, tutto puntellato, cappa. Ok, ricevuto, allora positivo, mi invio il messaggio all'altro gruppo dentro. Sempre con le solite cucine, vedete all'interno qui si vede ancora meglio, guardate, sì, ci sono, arrivo, altre scale. Altre scale che vanno sopra, dopo tenteremo di salire. Questa è un'altra camera dove Giovanni già sta fuori al balcone. Guardate quanto è bella questo sarebbe una vetrina, presumo, fatta a muro. Qui il solito balconcino, guardate che spettacolo da qua, guardate che spettacolo. Posso salire? Avanti! Giovanni che sempre mi aiuta a sapere se è in condizioni agibili che uno può salire. Il nostro maestro Giovanni. Questo deve essere la camera da bagno. Ragazzi, comunque vi stiamo documentando un posto, diciamo che bellissimo. Parte bellissimo sicuramente per tutto, ma stiamo andando in posti, diciamo, che poche persone hanno filmato, eh? Guardate lì che disastro, guardate lì quella casetta laggiù, tutto crollato.
siamo esattamente a 650 metri di altezza, eh. Ecco qua, qua troviamo un contatore di Gianni. Questa è la fonda si chiama da qua. Lo so. Ecco questo contatore. Ok. Bellissimo appartamentino. Ecco qua, ci ha dato l'ok per entrare. Lui che guarda sempre, ci dice se è tutto a posto. Vieni, Sara, ce la fai a queste mandelle, però è pericolante, però mandelle, vieni, tappa l'acqua. Guardate qua che panorama, sto vedendo qua delle scarpe. No, bocca a mare. La donna. Vedete qua tutto rotto, c'è una vecchia porta. Ok, allora invio il messaggio negativo qua, eh. Negativo. Ok, ok. Ecco qua, Giovanni apre la porta. Vediamo che esce.
No, qua non si può proprio salutare. Cioè, questa in pratica è un'intera parete crollata, giusto? Mm. Questa è un'intera parete crollata, con una cucina, sempre solita cucina, un'altra camera di là, e questa è giovane, aspetta, muovila, fai vedere, muovila. Questa è una parete, vedete come ondula. Come avevamo detto, molto molto pericolante qua, eh? Penso che torneremo indietro. Un disastro qua, vero Giovanni? Eh sì, visto sono tutti vestiti vecchi, vedi? Questa è una scarpa proprio degli anni 30. Guarda. No, non toccava. C'è qualche marca, vedi se c'è qualche marca qualcosa. Se riesci a capire. Troppo vecchio. Ah, patrono, non esiste più. Un'altra scarpa da qua, un'altra qua. Vedete? Questo è il balcone, c'è la finestra. Sembra che affaccia sulla casa, sia una bella veduta. Una vetrinetta fatta a muro. Qui poi c'è la porta che esce fuori e c'è un'altra cucina, vedete? Dove è crollato praticamente tutto il tetto sopra, vedete? Questo è quello che resta del tetto. Vedete? Quella è un'altra camera, sempre tutta crollata. Questa è quella che resta della cucina. Una sedia in legno. Questo è il saldo forno, sempre. Lo troviamo quasi in tutte le case. Qui è un posto che in inverno fa molto freddo. Questo è un trasformatore vecchio. Super distrutta qua, non lo so perché è tutto super distrutto, ragazzi. Guardate qua che disastro, tutto crollato, guardate qua, tutto crollato. Quella è l'ultima casetta del paese. Dalle montagne dall'altro lato c'è la mitica comunque Basilicata, eh? Qui siamo ancora in Campania, in provincia di Salerno, giusto per ricordarvi, Romagnano al Monte ha subito un terremoto fortissimo, quello dell'Irpinia del 1980. Quello è un ponte autostradale. Qua siamo un po' seduti, Giovanni, un saluto nel caso per i nostri amici del canale. Molto scivoloso. E questo era il nostro obiettivo, ragazzi. Ragazzi, questo è il nostro obiettivo. Guardate. Mamma mia, panorama spettacolare. Guardate qua che spettacolo. Guardate qua che burrone giù. Vedete, ragazzi. Ragazzi, guardate dove siamo. Questo era il nostro obiettivo, arrivare qua a questo posto. Giovanni. Vedete? Questo era il nostro obiettivo. Eccoci qua. Vicino a questa pietra che somiglia a un fungo. Eccoci qua. Vedete dove siamo? Guardate il grande fungo dietro di noi.
Se puoi salire, puoi salire, puoi salire, calma calma. Casino qua. Guardate qua. Tutto un disastro. Guarda. Guarda qua, va. Passare il fiancarello, vedi, stai attento qua, non quasi può camminare, poi può camminare, e guarda che lascio, qua in pratica ce l'abbiamo un forno, vedete? Tutto crollato, lì non si può andare. Un sughetto va a posta, KK. Guarda qua, fai vedere, guardate qua ragazzi. Ma questo è un chiodo. Quanti anni fa questo gioco? Beh, questo è una parigi, questo qua. Guardate qua. Numero 86, non so se si riesce a vedere. Oh. Numero 86, ragazzi, guardate qua. Scarpa. Questa pensa che sia una scarpa di una bambina. No. Saluto Giovanni. Noi entriamo, ma qua lontano vediamo una sedia. Facciamo un piccolo zoom, vedete una sedia di paglia, penso che si vede bene, vedete? Eccoci qua, sempre la solita fontanina, vedete? No, niente, niente. Qua non si può qua, entrare. Guardate qua che è successo qua sotto. Allora, questo è un solaio che sono travi, porta sì. Quattro travi di portanti con le chiangarelle. Questo come è fatto è fracito tutto quanto. Sì. Però la cosa strana... Cioè, può cadere tutto se passare sì, sopra, sì, giusto? Sì, sì, questo sì. Dicevi, okay. La cosa strana? La cosa strana che hanno gettato quella... Vai avanti se riesci ad andare avanti. No, non si può andare avanti. Ma se si accade... Cazzo, mi caro, su solaio. Allora... Automaticamente la cosa strana che hanno gettato questa scala di cemento, sì. A sotto ci hanno messo una pannellatura con un ristela, sì. E automaticamente l'hanno gettato di cemento. Vedi, guarda, si vedono ancora in linea 1, 2, 3, 4 e 5. Sì, sì. Hanno suppuntato la scala e sì. L'hanno fatto di cemento. Però il problema è che hanno solaio, questo solaio non è buono. Ma questo è stato fatto dopo, dopo il terremoto, certamente, no? No, 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 è stato fatto prima. Prima del terremoto? Prima del terremoto. Ragazzi, guardate qua. Guardate questa cucina, questo forno. E quella è la scala che va sopra. Vedete? Ragazzi, questo è un altro palazzetto, vedete? Col portoncino. Ed eccoci qua.
qua è un po' più sicuro. È vero Giovanni, possiamo entrare qua, è un po' più sicuro. Ok, allora vi faccio vedere il solaio di chi travi, come diceva Giovanni. Sempre la solita cucina, vedete? Con la finestra, vetrinetta sempre a muro, con le mezzolette. Presumo che quello sia il bagno, presumo. Qua sono le scale che vanno sopra. Stiamo salendo. Guardate qua ragazzi. Ragazzi, qua dobbiamo stare attenti. Ragazzi, guardate là, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, facciamo uno zoom. Vedete? Per me qua sopra si può salire, però ricordiamo sempre la sicurezza, perché tutto lesionate, ci sono spaccature importanti, specialmente dei muri perimetrali importanti. Ok, va bene, ricevuto. Ecco ragazzi, guardate qua, sembra il solito forno. Vedete? Una bella vendita sempre. Guardate qua. Questa base del colore, cioè qua. Vedete che è tutto di legno. Qua invece sono le chitrame in ferro. C'è un'altra scala che porta sopra. Vai! Presenze umane? Ragazzi, guardate qua ragazzi. Cioè, è impressionante, guardate qua. Oh, che bello, può passare il campo. Guardate a terra che ci sta. Ragazzi, guardate. Ragazzi, questo vedete è un armadio. Guardate qua in che condizioni sta. Guardate da qua sempre la veduta, spettacolare. Ragazzi, questo è il water. Guardate questa vasca, dove sta? Guardate questa vasca da bagno, qua piccolina, mezza vasca, e guardate sopra che il disastro che è successo. Vedete? È crollato tutto. Vedete? Questo è il bagno nella mansarda. Questo è quello che rimane di una rete, guardate, per il 2000. Vedete? Lì l'armadio e la finestrina, è una stanzetta per bambini, suppongo. Questa invece è la camera da letto matrimoniale, vedete? Quello è il letto matrimoniale con le due prese, vedete, con le due prese ancora laterali. Evidentemente c'era qualche comodino. E allora questo è quello che rimane del letto, vedete ancora la finestra, le famose tapparelle. Adesso un'altra scala. Oh, questo è bello, mamma mia, chi sia? Ragazzi, qua sì. Ragazzi, qua finisce la strada, vedete? Qua non possiamo andare più avanti, perché in pratica, vedete, è tutto crollato qua. Qua è venuto un vero e proprio crollo. Vedete? Tutto caduto giù, vedete? Da sopra, tutto crollato, guardate. Tutto crollato giù, ragazzi. Ragazzi, e Giovanni, vi mandiamo un saluto, siamo arrivati alla fine di questo video, di questa magnifica avventura. Spero che il video vi è piaciuto. Se vi è piaciuto, un'iscrizione al canale come al solito con un like e un commento. Da parte mia un abbraccio
e anche da parte di Giovanni un saluto. Alla prossima, ciao ragazzi.